Amici nati sotto il segno della Vergine, benvenuti su Cartomantica, stiamo per vedere con il Gran Tableau Lenormand come sarà il vostro mese di settembre. Come sempre, iniziamo guardando le energie con l'oracolo delle risposte per vedere anche qual è la situazione, tenendo presente il periodo passato, quindi perlomeno il mese di agosto, quando anche non magari più indietro, se ci fossero stati degli elementi rilevanti che possono ancora influenzare la vostra situazione. Vediamo. Con quale carta iniziamo? Al mare. Allora, questo oltre a essere una speranza, o forse magari è il posto da cui siete tornati, io ve lo auguro, però come sapete è un'energia che ci dice che siete abbastanza distaccati, diciamo, da ciò che in questo momento può succedervi. Non dico che siete pronti a tutto, però c'è una certa stanchezza nell'essere sempre sul pezzo, sempre sul pezzo. Quindi, pur non essendo un'energia, appunto, come dicevo, di menefreghismo rispetto a quello che vi può succedere, siete un po' in pausa energeticamente. Probabilmente avete ancora bisogno di smaltire una certa stanchezza che il periodo estivo non ha stemperato del tutto. Vediamo qualcosa di più con una carta del simbolo, che di solito con le sue immagini riesce a essere subito molto chiaro. Bene, allora questo è uno sviluppo, perciò sì, vi state ricaricando, uno sviluppo molto bello, soprattutto a livello energetico, è qualcosa che ci preannuncia delle grandi riuscite che qui vediamo voi avete come vincolato a questa necessità di starvene un po' nel vostro, quindi avete capito che se volete arrivare lontano dovete prendervi cura anche di voi stessi. Beh, questa è già una grande saggezza di partenza. Sperando che, ecco qua, stavo dicendo, sperando che questo distacco non sia dovuto magari anche a qualche situazione un po' problematica che vi ha veramente stancato e che adesso, insomma, cercate di vedere con meno coinvolgimento, insomma, col coinvolgimento giusto, tale da non massacrarvi, ecco, perché poi insomma va bene dedicarsi a una causa o a un argomento o a una questione, però quando è troppo è troppo. Questa ci è uscita da sola, carta di lotta, quindi siete fermi, avete lottato, adesso vediamo se questa lotta si riferisce solo al passato. Ai, e qua c'è repressione, attenzione. Sono due carte di cui, due energie di cui ci vogliamo liberare qua, però probabilmente ancora sentite un po' il peso o dell'intervento di qualcuno nella vostra vita che vi sta dando un po' fastidio, o vi sentite invece ancora fortemente legati a qualcosa di cui vorreste però liberarvi. È più nei vostri sogni che nella realtà in questo momento, quindi non avete. Non è che non avete speranze, sapete che se volete arrivare a determinati risultati di libertà dovete mettervi in gioco. Sapete che nel caso il risultato c'è, però adesso siete un po', insomma, un po' provati, quindi state aspettando tempi migliori. Non vuol dire rinunciare, eh? Difatti, guardate, abbiamo questa energia dell'eremita che ci dice che state un po' nel vostro. A vedere che cosa succede, a vedere se certe situazioni si possono appunto risolvere, si possono mettere un pochino a posto, se non da sole, almeno prima di ritornare alla carica, che si calmino un pochettino le acque. Però avete una carta anche molto promettente per l'esito di quello che in questo momento vi sta preoccupando e anche promettente nel senso che ci dice che le vostre energie sono solo in pausa, è una scelta vostra, consapevole, non siete lì, quindi questa repressione cercate di non farla entrare nella vostra vita e in questo modo infatti siete più riflessivi su come sono andate le cose per capire come affrontare poi il futuro. Allora, su queste basi io le tolgo dalla visuale, ma rimangono sempre qui con noi queste carte perché sono importantissime. Andiamo a vedere. Qua ci escono gli uccellini, quindi tutto quello che è comunicazione verbale sembra essere favorito in questo mese di settembre, però magari è solo un monito per dirci quale sarà il canale che userete di più, anche se devo dire che con un eremita come energia non vi vedo molto ciarlieri, forse invece è proprio un consiglio. Adesso andiamo, prima di ogni altra cosa, a vedere il taglio che corrisponde a questa stesa. Rimeschiamo sempre molto bene perché è importante. Andiamo a vedere che cosa vi aspetta. Ancora gli uccellini e ancora comunicazione. Allora, io da qui direi che nonostante voi vi siate messi appunto un po' in pausa con
questo mese non vi riuscirà tanto come strategia perché ci sarà molto da comunicare, ma è anche un taglio di ottimo auspicio nel caso in cui vorreste mantenervi sulla posizione un po' di risparmio energetico. Ciò nonostante, come vedete, qui arrivano notizie, arrivano possibilità di conversazioni, arrivano possibilità di chiarimenti se è questo a cui state puntando. Quindi vi siete seduti dopo una grande corsa, però ecco qua, è qui è il vero problema. Allora, andiamo prima a stenderle tutte, se no io come mio solito, avendone stesi un po' nell'arco della mia vita, ho la brutta tendenza a leggerlo in corsa, che non bisognerebbe mai fare, mai. Allora, vediamo un po' qui. Sapete che la prima riga è quella che ci dà, mi dà sempre qualche problema, perché voglio essere certa che arrivi. Allora, vediamo intanto dove siete. Ricordo a chi fosse per la prima volta sul canale, o comunque che magari appena iniziato a vedere i miei video, che in tutte le mie stese voi siete rappresentati da questa carta qua, che è quella della consultante per convenzione, perché sono io che le stendo per voi, chiunque voi siate, quindi anche la vostra persona di riferimento è la carta del gentiluomo, anche se siete voi il gentiluomo in questo caso, ma siete comunque rappresentati da questa, in modo da rendere più chiaro e più efficace proprio l'interpretazione delle stese. Abbiamo quasi finito, portate pazienza, poi ultima controllatina per vedere se si vede tutto in modo chiaro e ordinato. Direi di sì, ordinato magari non tantissimo, non come piace a me, però l'importante è che si capisca. Allora, pesantuccio il periodo, sì, il periodo appena passato, pesantuccio nel senso che avete una gran voglia di definire delle questioni, ma qui sembra proprio che tutto il lavoro che avete svolto, quindi che avete messo, in cui avete messo impegno, al momento vi sembra che sia andato un po' così. Non perso, però che non sia andato, i risultati non si stiano facendo vedere con la rapidità proporzionale all'impegno che avete messo. C'è una gran voglia, per questo vi state trattenendo, di tagliare a mani basse, perché appunto questa attesa vi sta sfiancando, quindi conoscendovi scegliete di stare appunto un passo indietro. Non è un vero distacco quello che avete dalla situazione che vi circonda, è una scelta di contare fino a 10 se ci sono delle cose che vi danno fastidio. Certo è che andando a vedere anche la vostra posizione, insomma, siete veramente in un'energia, anche proprio consapevole, è una scelta perché l'avete sopra di voi, è un'energia di più chiusura ma non ostinata, non è una chiusura, un'ostinazione, è un proprio contare le parole, decidere, stare attenti a quello che si dice, non dare spazio eventualmente a frivolezze. Siete molto concentrati, pur in una situazione di backstage, ma state molto attenti a tutto ciò che vi circonda. Effettivamente, diciamo che in questo momento la preoccupazione, tutte le preoccupazioni che avete, tutti i pensieri che avete, li state tenendo volontariamente nascosti, non state parlando con nessuno, o se parlate, parlate poco, state aspettando che torni il risultato del vostro lavoro, quindi parlate sì, ma se qualcuno vi viene a prendere, altrimenti pensate di aver già detto e fatto tutto ciò che c'era da dire e da fare. Tanto è vero che abbiamo qua comunque di fronte a voi un'ostinazione proprio a non mettervi in gioco con conversazioni, a stare attenti a non sbilanciarvi, a chiudervi proprio quello che non avevamo qui con questa torre che ci diceva che state attenti, siete guardinghi nell'esprimervi e anche nel porvi nei confronti degli altri. Qui ci dice anche che, come dire, non c'è modo di sbilanciarvi, di farvi parlare più di quanto non volete. Siete un po' toro seduto in questo periodo, no? A Ugo, cioè, ormai ho detto ciò che dovevo dire, si esaminano proposte.
Come dicevo, venite da un periodo un po' altalenante in cui avete avuto sì, in generale, delle buone opportunità, anche lavorative, ma anche di frequentazione, però una volta erano, è come se tante situazioni che all'inizio sembravano promettenti poi si siano un po' sgonfiate, quindi siete rimasti con l'essenza di ciò che avete vissuto nel periodo precedente. Siccome per molte situazioni vi siete messi molto in gioco, c'è una certa delusione per il ridimensionamento di quello che sembrava essere molto promettente. Quindi anche qui, come vedete, c'è una certa freddezza e avete sviluppato proprio una sorta di avversione per tutto quello che vi viene presentato come cinema a colori. Quindi siete molto seduti, appunto, come dicevo. Allora, per quanto riguarda la vostra posizione, quindi il vostro modo di vedere la vita, è abbastanza chiaro che se ci sono persone che fino adesso hanno fatto leva sulla vostra disponibilità, adesso devono effettivamente un po' ridimensionarsi. Qua sono chiari i segni, insomma, che è finita un po' la pacchia per tutti quelli che hanno fatto conto sulla vostra desiderio di calma e di pace, e in effetti qua sono proprio un po' penalizzate anche le conversazioni con chi di solito viene e vi rovescia il barile delle proprie preoccupazioni. Adesso siete nell'energia un po' più trattenuta di chi dice adesso tocca a me. Difatti volete proprio rinnovare questa parte, proprio quella delle comunicazioni chit-chat, no? Basta essere pozzo di tutte le preoccupazioni degli altri, mo tocca a me. Se andiamo a vedere per quanto riguarda le relazioni, soprattutto sentimentali, beh, allora c'è un bel contrasto, nel senso che molti di voi sono un po' stanchi, se avete una relazione in corso, però non hanno perso le speranze, quindi se ci sono state delle delusioni, voi state lasciando la porta aperta, avete proprio già detto che cosa è successo. A volte è stato anche, sì, ci sono stati anche tradimenti, ci sono stati soprattutto malintesi e liti in cui pensate che l'altra persona sia stata particolarmente scorretta nel dire delle cose, nell'esprimersi in un certo modo, che abbia voluto proprio ferirvi. Per questo siete un po' così fermi dentro nella vostra bolla, no? Quindi state aspettando di vedere se ci sarà un ridimensionamento di comportamenti che vi hanno dato fastidio, che possono andare appunto dal tradimento alla slealtà, proprio all'attacco deliberato. E per tutti coloro che hanno questa situazione, sia con un partner già in vigore, sia con uno che invece era candidato, sappiate che questo vostro atteggiamento sta andando a segno, la persona con la quale siete in rapporti si sta veramente facendo un esame di coscienza, quindi avremo molte possibilità di reintegro di questa figura nella vostra vita. Avete scelto, ma non l'avete scelto per caso, come dicevo, è frutto di riflessione, avete scelto un atteggiamento che vi sta pagando. Al limite potreste essere un pochino insofferenti perché, nonostante l'effetto sulla vostra persona del cuore stia dando dei buoni risultati, questi risultati tardano ad arrivare e potrebbero arrivare nella seconda parte del mese. Quindi, oltre a essere fermi nella vostra posizione, potreste ogni tanto avere qualche momento di incertezza. Però, come dicevo, se siete disponibili al perdono e al reintegro di questa persona, se questo è il vostro caso, che sia partner o no, anche solo una conoscenza che vi ha deluso, e quindi in questo momento c'è proprio una situazione di pausa, di litigio, o di, insomma, situazione non ottimale come dovrebbe essere in una relazione, sappiate che il vostro atteggiamento, ciò che avete detto e come vi state ponendo, sta piano piano riportando questa persona verso di voi, se la volete, perché se non la volete o se non c'è nessuno, questo è un mese di incontri che possono essere molto molto promettenti e anche viaggiare verso un qualcosa di molto stabile. Questo è un mese molto buono per voi, per gli incontri che iniziano per caso, e quando dico caso dico casissimo,
e che all'inizio magari un po' snobberete, perché qua insomma abbiamo comunque una carta pesante, perché comunque questo è il vostro atteggiamento. Se siete soli e siete in questo atteggiamento è perché qualcosa nel passato si è chiuso, vi ha deluso, vi ha proprio fatto cadere le braccia, e quindi adesso, come dire, non siete alla ricerca di qualcuno. Se arriva qualcuno, valutate, ma qui arriva qualcuno e secondo me non ci metterà molto a farvi cadere le barriere. Sappiate che sono relazioni che possono poi avere una certa durata, possono essere soprattutto molto importanti, qualunque sia la durata, per farvi cambiare un pochino idea, quindi rimettere in gioco le vostre energie, tirarvi un po' fuori da questa tana nella quale vi siete messi, insomma, per ovvie ragioni. Per quanto riguarda un discorso invece di lavorativo, che è comunque nell'aria, perché anche qua, andando a vedere la vostra stesa, siete proprio in attesa di qualcosa che si consolidi da una parte o dall'altra, come abbiamo visto già per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, sì, avete qualche cosa che nel passato sembrava solido, che adesso invece sembra un po' barcollare, e per motivi vostri personali e anche per magari motivi che vengono dall'esterno, sembra che questo lavoro al momento sia un po' bloccato. Voi non state spingendo per ottenere ciò che volete, dall'altra parte fino adesso c'è stato silenzio. Sappiate che qui, anche qui, le cose si sbloccano. E sappiate che anche in questo caso il vostro atteggiamento moderato, molto attento, molto onesto in questo caso, no? Ma molto preciso, quindi il fatto che non vi facciate avanti a rivendicare magari qualcosa che vi era stato promesso, ma che abbiate detto tutto quello che c'era da dire al momento giusto e poi silenzio stampa. Beh, non è andato nel dimenticatoio, quindi qui sono in arrivo delle notizie. Mi dispiace dirvi che se state aspettando una notizia breve, questo breve non è proprio per tutti, perché è ancora qualche cosa che sembra che manchi la persona di riferimento o che ci siano delle altre priorità, ahimè, davanti alle vostre. Però se state aspettando una notizia, anche se è una notizia di assunzione e magari state aspettando un secondo colloquio o un colloquio appunto preliminare proprio all'assunzione, quindi se anche siete già alla fine del percorso, arriva verso la fine del mese, però è già sì, l'unico, perché ho dubitato, perché l'unico fattore, diciamo, di rischio che mette un po' in bilico questo sì, siete voi, perché voi non vi accontenterete di qualcosa di breve, se ci sarà da trattare, ma come vi dicevo, adesso è tutto fermo, non parlate con nessuno, ma se vi vengono a chiamare, sì, cioè non andate voi sul posto o dalla persona, però nel momento in cui c'è risposta al vostro atteggiamento, quindi vengono da voi a dire trattiamo, oppure abbiamo una proposta da fare, oppure dobbiamo parlare di quella cosa sul lavoro che vi dava fastidio, che volevate migliorare, allora in questo caso sarete più aperti. E siccome, come vedete, in questo caso vi si scioglie proprio la lingua, fino a quando non sarete definitivamente convinti che ciò che vi si sta proponendo è esattamente come era stato ventilato in passato e come per voi va bene, non vedo un accordo. L'accordo è nell'aria, l'accordo c'è, ci sono proprio cioè l'ufficializzazione di qualche cosa in questo mese, però ci dice che ci sarà da trattare. Quindi il risultato c'è, ma non è immediato, non vi viene data subito una risposta così accettabile in tutto e per tutto. Sono comunque delle grosse soddisfazioni sul lavoro, sicuramente, ma non è finito il tempo di trattare, perché proprio finché le cose non sono come avete pensato, d'altra parte c'era quella carta della lotta che qua viene stemperata, no? Però siete ancora combattivi, anche se la vostra energia in apparenza è sul cucuzzolo della montagna o al mare. Ci siete, è anche il motivo per cui
arrivano le risposte. Avete seminato e state aspettando la fioritura, mettiamola così. Certo, se state aspettando invece di trovarlo un lavoro, beh, qui è ancora più chiaro il messaggio. Avete evidentemente seminato bene. In questo caso parliamo proprio di aver lasciato il curriculum nei posti giusti, magari di averlo anche riscritto, di averlo perfezionato, insomma c'è tutto frutto di un lavoro che adesso è là, l'avete lanciato, lanciato no, perché come vi dicevo qui c'è proprio una certa meticolosità e state aspettando, c'è quell'eremita che guarda all'indietro come quel lavoro che avete fatto di perfezionamento e di diffusione, state aspettando, non andate più a sollecitare. Anche in questo caso, anzi soprattutto, la risposta è veramente chiara. Ciò che adesso vi sembra bloccato, quindi avete paura che magari qualcosa sia andato storto e c'è una gran voglia di mandare tutto a quel paese, invece vi darà molta soddisfazione. Quindi qui sono in arrivo anche qui delle risposte. Attenzione, potrebbero arrivarvi anche risposte, cioè avete mandato il curriculum sicuramente nei posti in cui volevate, più altri in cui non volevate, però vi dispiaceva magari non proporvi. Ecco, arrivano notizie positive anche da questi posti, quindi magari posti che vi piacciono meno potrebbero pagare di più. Attorno ai soldi, se andiamo poi adesso a spostarci, perché per quello si lavora, abbiamo delle carte dove ci dicono che ci penserete molto bene nelle scelte da fare, perché comunque ci sarà un contrasto tra questo ingresso di soldi e quello che veramente amate fare, quindi capite qual è il problema. Vale anche perché il lavoro ce l'ha, potrebbero proporvi, ecco perché parlate tanto, no? Qualcosa di un po' meno conforme a ciò che avete chiesto, magari anche all'interno della realtà in cui state lavorando, che però vi rende maggiormente. E allora, siccome vediamo che anche le finanze, che ultimamente probabilmente non sono state proprio il massimo, avete dovuto tagliare dei costi, avete dovuto affrontare delle spese impreviste, qua si passa da, adesso non voglio dire miseria, però delle rinunce le avete fatte, si passa direttamente a qualcosa di grande, di bello, che vi rinnova in positivo la vostra situazione finanziaria, e beh, allora secondo me ci penserete, nonostante all'inizio possiate un po' storcere il naso. D'altra parte, se andiamo a guardare quelle che sono proprio le vostre propensioni, i vostri interessi, proprio ciò che si aderisce di più alla vostra natura, le vostre inclinazioni, questo mese sono un po' bloccatine, complici anche il vostro atteggiamento, però non è questa una corrispondenza che mi dice che farete esattamente in tutto e per tutto quello che volete. Vale per i nuovi lavori, vale per quelli già in corso, se sperate in un aggiustamento. L'aggiustamento c'è, però sembra quasi che scegliate o siate fortemente tentati di scegliere un miglioramento economico rispetto a una realizzazione personale, che peraltro è possibile, però valuterete molto quale sarà la scelta per voi più importante, insomma più utile da fare. Quindi comunque, come vedete, sarà sempre frutto di come avete seminato, perché qui siete proprio lì seduti ad aspettare. Ovviamente vale un po' per tutto, anche qui quando arriveranno i contatti, quando verrete contattati, quando vi verrà detto parliamone, allora a quel punto la parlantina si scioglie, a quel punto voi avete veramente desiderio di sistemare le cose, di ragionarci, chiederete anche un pochino di tempo, soprattutto nelle situazioni in cui vi verrà detto di fare in fretta. Non ci cascate, perché sì, certo, non potete aspettare a dicembre, però ecco, se sentite di dovervi prendere del tempo, prendetelo, perché ve lo potete permettere. Soprattutto abbiamo delle cose interessanti che arrivano se non ve la giocate troppo freneticamente, perché sarebbe contro il vostro modo di essere. Certamente non possiamo ignorare che abbiamo un bouquet in questa casella dell'albero, quindi del vostro equilibrio, perciò è un ritorno di cose belle. Avete mandato e adesso arrivano le risposte, quindi con una certa tranquillità, anche se volete, senza esagerare lo dico, però potete proprio decidere che cosa fare. Vale anche ovviamente per il discorso del partner, perché se decidete invece, come vediamo qui, di tagliare, non soltanto di interrompere un flusso negativo che c'era nelle relazioni,
Ma se decidete proprio di tagliare, beh, allora qui abbiamo effettivamente la possibilità, subito se lo volete, non credo però, del rimpiazzo. Dicevo, ci sono ottime possibilità di frequentazione, di conoscenze, di proprio apertura al mondo anche nel campo delle relazioni. Un po' siete voi adesso che siete in questa energia di chiusura, di risparmio energetico, un po' come i telefonini, però insomma io direi che se volete, questo è anche un mese in cui se volete lasciare una situazione ancora un po' così in bilico, intanto magari guardarvi attorno, ma questo è un mese dove sicuramente le occasioni non vi mancano, non vi mancano. Oltretutto abbiamo la carta dei ritorni o degli avanzamenti, delle trasformazioni in casa sua, quindi vale un po' per tutto. Come vedete, stanno arrivando a fatica, però tante possibilità per voi per farvi ragionare sulle novità che arriveranno per l'amore e per il lavoro, anche per le finanze, come vi dicevo, al punto che qua potrebbe esservi addirittura concesso un prestito, se l'avete chiesto, ovviamente. Un mutuo o anche un aiuto da parte di una persona affidata, perché non sempre è così, ma qui è una persona affidata che vi rimette in condizioni di prendere in mano un progetto che avevate lasciato da parte. Può essere l'acquisto di qualunque cosa, può essere il rinnovamento di un'ala del castello, può essere anche l'acquisto di una macchina, perché comunque anche questo è favorito. Insomma, tutte quelle cose, come vi dicevo, venite da un periodo di grandi tagli, oltre a esserci un miglioramento economico grazie alla situazione lavorativa in essere o in arrivo, qui abbiamo proprio anche la possibilità di ricevere un prestito se l'avete chiesto, che vi venga concesso un mutuo, insomma un finanziamento, tutto quello che può andare un po' in recupero di una situazione che ultimamente è stata contraddistinta da qualche privazione, da qualche taglio, quindi anche la casa se lo volete. Non vedo in questo mese l'acquisto concreto di una casa, per alcuni lo sarà magari, però ecco, vedo più che altro trattative, se andiamo a vedere, quindi un mese questo di trattative anche per eventuali questioni in sospeso, legali, eccetera, un mese in cui si discuterà, però sempre voi sarete sul pezzo, quindi interverrete se vi sarà richiesto, interverrete in modo decisamente costruttivo. Magari non tanto con tanta voglia, perché pensate di aver già detto quello che c'era da dire, però all'occorrenza saprete integrare quello con quello che direte, ciò che serve. Quindi le cose stanno viaggiando, si va verso una risoluzione un po' di tutte le situazioni in sospeso, però ecco qua, viaggiamo leggermente più lentamente. Come ultimo andiamo a guardare quanto riguarda, vabbè, innanzitutto prima i rapporti familiari e di amicizia che sono, ecco, favoriti a patto che voi rimaniate qua nell'energia torre, quindi non vi facciate coinvolgere in cose che non vi riguardano direttamente, quindi prendere le parti di uno dell'altro. C'è questa tendenza, vi dicevo, voi avete però molto la tendenza a dire adesso basta, no, non sono il deposito di tutti i vostri problemi. Però c'è questa tendenza, se saprete mantenervi al di fuori, qui non succede niente di importante, quindi i rapporti rimangono uguali. Per quanto riguarda lo studio, beh, qui abbiamo una bella notizia, nel caso steste intanto scegliendo qualcosa da fare, dopo tanto, tanta confusione, qui finalmente questo è il mese in cui scegliete e se c'è qualche esame per entrare da qualche parte, riuscite. Gli studenti più giovani che sono qui, allora le possibilità di recuperare, ormai magari quando ascoltate è già tardi, però ricordatevi, attenzione alle prove scritte. Attenzione, per tutti questo vale, alle prove scritte. Perché? Perché c'è il rischio di interpretare male un quesito.
Non perché le cose non le sapete, perché le cose poi ci sono. Però attenzione perché potreste, per la fretta o per la voglia di strafare, capire male una domanda. A quel punto, purtroppo sapete come vanno queste cose. In ogni caso, ottimo anche per chi sta aspettando per un'abilitazione professionale o per quell'esame che magari vi mette in grado di lavorare. Quindi se è non soltanto un'abilitazione, ma anche magari vi manca un esame nel curriculum, magari vi manca pure la patente e avete bisogno per lavorare, perché no? Questo appunto è il mese in cui anche queste cose ritornano nelle loro caselline. Ok, beh, insomma, non è un mese in cui vi potete annoiare, voi restate in quell'energia lì, quindi fermi e rigidi fino a quando si aprono le porte. Vedete che le porte da una parte all'altra si sono aperte, e allora a quel punto la vostra energia riprende a fluire, e però non per questo abbasserete la guardia, ma come vedete i risultati poi arrivano. Ok? Bene, quindi anche per voi che siete nel segno della Vergine, questo mese di settembre col Gran Tableau termina qui. Spero che vi sia piaciuto il video, quindi nel caso mettete il like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, andate ad ascoltare anche per gli altri segni, per il vostro ascendente, la luna, o per farvi anche gli affari di qualcun altro, nel caso interessasse. Io mi fermo qui, come sempre vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo, vi auguro un felice mese di settembre e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantica. Ciao!